Mi sa la gente del paese han decidà de far la corsa di ase su un arriva da tici canton bestio tenant menavo lu patron en la gran piazza alignassi la filo a chi intero pausa in pau de fein vi rende in turn un pan de rivolto bulu peirol che a si potevin la set balot va per la corso a beure l'uvin e svengu che sappius peico da chei casei che c'amminen peico en lai passel che viro riun torzen lupen a sedrei sollu reio tiren la brio e la seven curt changen lu bast sabai sol la panso pan che cria e mustro l'idea. Non Martin, o meren viei che parlo agli animai, la sette stun se fermo in pala, per lu inviar lu bei che vai a dir, l'intelligenzo seguire sta la tuo, ma cumo forso va sveire gagnorei, tiro l'abrio per far che ciamine, se sanco l'estacio e l'asi tu mostetà. E benvenuti a Tum Tum, lingo e musico per l'usitanio Remo, Luca, Venensi, sulla... La meschio. Meno male, abbiamo detto giusto. Benvenuti al bar centrofondo da Isun, Tum Tum, altro puntà, con la meschio a sto viaggio. Benvenuti. Dal Ven, da Visin, dentro. Abbastanza Visin. Visin è Remo. Cambio neanche la data. No, la stura. Mi arrivo da Beves. Da pe. Ma si va che due, ma si è d'altri. No, si è d'altri. E se in cambiamo un po' tal tempo, perché... Se in partire ero sync. E poi siamo arrivati a Vec. Siamo arrivati a Vec e appresso in sesimo, malamente, sì, è buono. Abbiamo meschiato. Perché la meschio era una meschio di genere, perché era Dome de Fremo. E era da posti diversi, arrivati da cultura diversa, da esperienze diverse, insomma, e quindi era proprio una meschio. Una meschio di gente. Una meschio di gente. Bravo. Bel parire. Ma come vi siete incontrati voi due? Ma Remo, noi siamo entrati in la meschio, se sta Chiara Cesano, che mi ha là per chantar, perché mancava un chantaire. E loro avevi già abbastanza preparato in repertori per fare un disco. Perché gli artisini, l'associazione culturale degli artisini, mi aveva incaricato di pensare a un CD, volevo un CD per avere il musico tradizionale. E mi ha detto, tu hai il musicista, pensi tu che non devi pensare bene. Allora mi avevo pensato, era Chiara, mi, Francesco, Emanuel, avevo invitato insieme un po'. Però mi avevo scritto il tocco e avevo infilato insieme, ma mi mancava. Perché un repertorio tradizionale. Sì, curo se in partire ero repertorio tradizionale, entro la che Remo avevo aggiunto dei talk che avevo scritto. Sì, no? Avevo aggiunto se un talk. E poi io penso che se travai entro la musica tradizionale e la musica d'autore. Con te le storie, i vostri brani. Avevi
cantautori della musica tradizionale occitana, sì, se vuol dire. Sì, è il nostro media social manager. Che scrive a cosa. Però Pian Carcarende è vero, perché bassista. Si è partito dalla tradizione da fare e ha debuttato dal vostro. Come, quindi, sì, lo primo che c'ha te dai vostri tocchi? Se puoi sapere, forse che tocchi sì. Esremo l'autore. Questo che sì sta... in occasione dell'evento diciamo, del 61. Nel 1961 a Muiola, al giorno della festa patronale, volevo fare qualcosa di particolare. Lo sindaco era di Casale Monferrato, quindi ho pensato a Asti fanno il paglio di asini. A Muiola era... Barundase, no? Barundase, sì, sì. Barundase. Ecco, di imparire. Allora, ma facciamo un po' la corsa di asini, organizziamo la corsa di asini. E qui in era abbastanza, però era la prima domenica settembre, il giorno che fanno la festa di Sia di Zoom. Ah, già, è vero che fa. Stesso giorno. Stesso giorno. E stesso giorno che facciamo con noi altri. Una bella giornata, era su, per mezz'ora. Tu si asini in fila nella piazza, gli abitavano un po' la sfera qui che mangiavano. Ma però mi ero io, che siamo passati qui, e ho pensato, ma gli asini mangiano feng, ma bevono niente. Allora, ho pensato, gli facevano sempre le scherze a lui, no? L'asino del balotto. Allora, pensate, ha 2 litri di vino, tanto se già lì. E l'asino beveva ren. Allora, ha buttato il pan lì, con il pan, a mangiare il pan e a bere il vino. L'asino via le piotte per lei. Si è spilbugiato l'asino, come che il d'asino su. Si sta qui. E sta qui. Il padrone cercava di portarlo alla partenza, no? Tirava la briglia, tirava la briglia. Ma la briglia si scianca, l'asino torna a ria e cala sul setà. Setà, ha proprio setà? E cala setà. La canzone di parecchio. La tomba setà. E allora ha preso a pensare l'asino, a pensare, ma ora me la godo tutta la corsa sì, eh? Tanto in via, passa in giorno di sì, mi chi me lo fai fare di sudare? Di sudare. Mi sto di sì, vengo tutta la corsa e sudore. Da tranquillo. La realtà era proprio una storia vera, vera. Vera, vera storia vera. La realtà è stata un po' deviata perché la realtà ha preso il padrone, invece con l'ase tirava che veniva lì. Il padrone ha attaccato lì all'ase e gli ha detto all'ase, beh, come forzo tu mi gagnes, ma come intelligenza, no, come intelligenza tu mi gagnes, ma come forzo era la gang. A tirare, ma l'ase rispondeva. Era un ase testù. L'ase testù e plandrone. È una storia capitale del 61. Dal 61, penso che è passato un po' di tempo. Eh sì. Senti un po', ma il vostro progetto ha di commissione con d'altre forme artistiche, forse, il teatro, aveva fatto dei causo... Sicuramente aveva incontrato Luca Occelli. Perché gli arengaire che suonè, che l'ha messo, sì, 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 sì. Gli ha un po' di tempo. Ma sicuramente aveva incontrato Luca. In occasione in cui noi auto suonavamo e Luca contava una storia. E allora da qui l'idea di far contare le storie delle nostre canzoni in italiano per far arrivare a questi testi in maniera mai chiara, no? E da là è partito l'idea di fare un spettacolo entre le storie, scontiare e i canzoni, no? Anche perché noi abbiamo scritto i testi di canzoni. Però se capisci che una musica per la centrale riesce a capire, no? La gente riesce a capire. Allora dite, allora c'è che scrivere la storia. La storia? La storia. Ma la storia diventa contala. E subè contalo. C'è contala la storia. E allora gli arriva Luca e gli era venuto in mente a noi a presentare questo spettacolo che faceva contare le storie per fare l'esecuzione. Sì, più o meno avevamo meschiato un po' la musica per renderlo un spettacolo e pa' mac de storie contate, però è nascito da qui. Perché tanto il nostro primo CD aveva 5 o 6 tocchi, che avevo scritto, ma ha preso il secondo CD, gava di una sua e una di Luca e Francesco, 3. Ne era una decina mio, o sì, uzi. Sì, sì, praticamente erano tutti cantà e sono tutti storie. E la direzione che si sta un po' che... La meschio della gente, la meschio artistico, la meschio di tutto. Meschiamo tutto. Senti un po'. Perfetto.
Ma visto che siete qua, magari ascoltare un altro brano? Vedere su Talena, è un talk che parlo della Val d'Estiro. Ah, beh, sì, sì. Che può essere il primo talk che hai cantà. Con la mesca, sì, perché erano i primi talk che avevi scritto. Ma scritto entro il 98, credo. Penso. Entro il 98. È sicuro mio, come sai. È attuale ora. È ancora attuale ora. In vero. Parlo da Val d'Estiro di Pastre, quindi senza resto. De carcos che spassa e de carcos che si sta, che si ritorna. Che torna. Ale, su te. Ale. Proviamo. Facci strada. La mestio, a tutto. Da Gignano tutto lista in l'aire in l'amun scutesa che sto in altro sansun in Val d'Estiro i attrese in pastur slipe in i viol restele in i pra ciò teme in su e smie in strema faccio de peire de lause sgiargia a coro scritto si spapiera rigo che volu tempa vira il colore por di miei cavi sru e grangio c'ha botte trino tengo tamben la gente di vio si sle montagne entrava e anda buona giansù e nauseletta pres respondio dan canta l'autenza fai su e in Val d'Estiro e in cache i pastur sun che i quintemper in bei giuvinet tutto lista in l'aire e l'amunt e por parfume de bei parpaion l'uvie i regardo a cochero meisun e smion chi a pie mai a troppe record la sera San Juan sei pus de che an aneto la velo a guelsio enfant e l'erbo fino che piase i pastre e slappaiasso per l'amor le candelino e la montarambo e scumo viure naute e le valate slu gran summi ciò mai sarà d'un via confusion si è pa de grangio beh ne fase in uno sotto che si è spa preso. La meschio a tuntun bene. Grazie, bene, venite. Bene bene Luca e Remo, non abbiamo detto prima che questo diciamo percorso, questo viaggio tra la lingua e la musica occitana, tun tun che si scrive ton, ma si legge tun tun, ecco, okay. Questo strumento qua, un tun tun, questa percussione a corde che prima ha fatto le bizze ed è addirittura che a quanto pare vuol suonare anche lei, molto particolare, particolare, ha chiesto tan per Navisanus long che vuol dire tun tun. Remo e Luca, la meschio, ma la vostra ispirazione musicale dentro arrivo, perché pure in parlare Remo a parlare che nel fai the talk, scrivo le sparaulo. Anche i musicisti che magari vi ispirano, non necessariamente del mondo occitano. Parlar tu, perché mi va in crisi. Ma le musiche sono tutte ispirazioni come il testo, no? In certi momenti ti viene in mente un tocco di melodia, ti suona qualcosa, vorrei, non si fa. Anche due feie poi fa la musica, no? Dei viaggi con la natura, dei viaggi con la natura ti aiuta. E di viaggio invece capita l'occasione che si esa, da che canta, che sente qualcosa e ti fai venire in mente un'altra cosa.
E niente, come origine, come ispirazione originale. Sì, magari qualche musicista di riferimento che aveva, magari Luca. Ma me, se devo dire la verità... No, il supporto è tantissimo. Ma sono tutti lì a nostri posti, no? Vuol dire che sto tra noi? Sì, no, ma... Sorrendisi! Riesco già riesco a fare denum, ma curo danno tempo hai fatto veramente musico buttanti, ma mi si rendo conto che studi a qualcosa di tradizionale, di qualcosa che hai ascoltato cura ero picciotto, cura magari ero cadendo dalla tripo di Mamaire, perché Mamaire ballavo i corrente, i ballet, e là ti rendi conto che alla fine vire, sfase, hai studiato jazz, hai fatto tutto, ma pres è l'energia, no? Che mi ritrova tante musiche della tradizione o che si sono sviluppate per le persone che fanno a copia per il piacere dello far, per fare la festa, per fare... Sei Renzi, sta in Puglia. E mi rendo conto che è già mai balà la pizzica drang da che la osservo a chi. Ma se io riba l'udeman mattina a press, che avevo male ai pè e i balà tutta la nuece, no? E forse a questo è scarcoso che veramente mi ispiro, curo, creo qualcosa e curo lo fau. E de bot te sentes dire, perché tu fai a questo musico, ma dente si es, no? Beh, de boves, hai suonato soprattutto in Valvermenagno. Ah, perché has... E perché hai un gutto che riesce a no, a inquadrarlo, dire. Sì, no, magari lo inquadri, ma curo lo l'hai sortir e sicuramente l'hai portare, te l'hai sanare. Allora, l'ispirazione, no? Il fondamento arriva dappertutto. Sicuramente, la situazione che ti portano a beccare a qualcosa, d'autore, ma l'unico causa che hai trovato che esista comune a tutte le creazioni che hai fatto è la coppa. Come a me, il mio aveva l'oste, no? Le cose quindi capitava da tutto. Mio padre era, suonava la fisarmonica, che prima suonava la tromba, era la prima tromba del gruppo. E poi aveva studiato la fisarmonica. A me mi si ricordò che suonava bene la fisarmonica, curo la fine degli anni 60, si suonava a scuola di batteria. E adesso suonavo che viaggia insieme a chi era, no? La batteria suonava? Suonavo la batteria. Perché senta? Ah, capito. De squarbo de cose nuove stasera. E allora suonavo la batteria e capì che suonava bene, suonava insieme, che suonava un po' sì, un po' anche che cose come del liscio, sì. Ma che cose del nostro sì, che cose che è corrente, che cose... Le corrente erano più viva, era una cosa più viva, il liscio io lo pensavo un po' andare, pensavo, se è caso pensavi al rock, pensavi ad altre cose, ma la corrente era una cosa che mi piaceva un po'. Però stuvisi che il maestro che andava a scuola, che era conosciuto, era amico di Tito Comoscuro, e avevano registrato CD, René, ma che dischi, vince da due o tre dischi del musico tradizionale da loro. E qui è come sta vendendo tradizionale. La musica tradizionale nel mio senso. E anche che arrivo dalla famiglia, che arrivo dalla famiglia, ma che arrivo da fuori. Sì, a parlare di rock, che carcare che arrivo da fuori. Ma mi sento del code musico che arrivo da fuori. Sì, perché no? Comunque Tuntun è qui al centro fondo, ma anche però, dei collegamenti interstellari. Mi sa che forse arriva loro. Forse arrivo carcare a chi? Spietar cusinio che vola, ma cavagnu al palo cusinio che vola, ma cavagnu al palo cusinio che vola. Non si può dire angelo cusinio che vola, non si può dire angelo cusinio che vola. Prenez-moi, s'il vous plaît, le signe que vola.
sempre mi è già Rusena Lussigna che vola, sempre mi è già Rusena Lussigna che vola. La fia che s'agetta, l'ursigno che vola, la fia che s'agetta, l'ursigno che vola, si fa ne fa più va, l'ursigno che vola, vola, si fa ne fa più va, l'ursigno che vola. E va là con noi altri a Tuntun, Michel Blanco. Michel, mi senti? Benvenuto, Michel Blanco a Tuntun. Benvenuto. Ciao. Ciao. E te sies? Sono a, a Roccabruna quando sono in Italia e sono a Berro des Alpes quando sono in Francia. Ah, e ero in te sies? A Berro o in te sies? Alla Roccio? Oggi sono a Berro des Alpes, vicino a Nizza, diciamo, voilà. Da Pedeniso, hai capito. Michel Blanco, direttore dal Curo de Berra, dall'Uttanto Sieme, su mio, che lavora, che ha questo progetto dal Curo de Berra. Una vecchia storia, una vecchia storia. Ma mi ne avviso anche da un gruppo che si chiamava Testo Pelado, forse. Passato da Rocco. Me ne avviso, nel fasio, lo vengo a Curo de Berra, ma... Fasio rock potente e se sente un po' l'influenzo da tuo storio rock, la tua storia alternativa in tal Curo de Berra. Come sei su lo coro? Se posso contare la storia del coro, come si sviluppa la storia del Curo de Berra? Beh, il Curo de Berra comincia nel 1986 e effettivamente una... All'inizio era una cosa per rimettere al pulito, diciamo, tutto il repertorio della nostra zona che era un po', che andava un po' giù. La gente conosceva un po' le parole, ma di tutto il repertorio in dialetto, diciamo, in patois, in dialetto, in occitano, lo chiamiamo come vogliamo. E tutto questo repertorio che era molto conosciuto, era molto nel cuore della gente, andava un po' a perdere. E dunque con il Curo de Berra abbiamo detto, ci mettiamo lì e mettiamo tutto a posto.
E dunque abbiamo tutto scritto le musiche con delle partiture, abbiamo registrato 15 CD, voilà, che sono Rendo io tre come schiene, abbiamo che con spiegare. l'aiuto di un qualcuno che faceva aveva una ha sempre una casa discografica a Parigi che si chiama Gilles Fruchot e una compagnia che si chiama Buda Musica. E finalmente tutti questi dischi hanno avuto si sono trovati un po' dappertutto nel mondo e hanno avuto delle critiche internazionali molto valenti, che per me era molto inattendu. Non aspettavo Inatteso. questo tipo di reazione. Voilà. E dopo il Coro de Berre proviamo sempre di fare attenzione a quello che facciamo. E anche all'inizio delle volte siamo rimasti un anno su un pezzo, che è lungo per la gente, e era anche lungo per me, ma dopo si fa un passo sopra, voilà, si va più lontano così, lavorando le cose più, diciamo, un po' più. Ci mettiamo molto di noi, ma dopo facciamo un passo sopra per andare un po' più su. Voilà. Si dice che Michel la spiega a Parigi, ma il coro de Berre, il travail che fa Michel in Tachestian, de scoperto de traçare per i toc reperie e fai revive con il coro e appresso donai una nuova vita a livello polifonico e un travail immenso, ti dico grazie perché fa un grosso travail e il travail che fai con il coro de Berre, come si dice, a livello, riconosci a livello mondiale perché Sì, assolutamente. a fa un travail che sul mio parere sconta, ma era proprio sconta, proprio a livello musicale. Sì, anche perché avevo visto in tal video Che forse c'è. che gli hanno meschio, che gli hanno Addirittura una meschio mischia. di sì, di là, avevo visto De Colucca presente in tal video, travaglia Sì, con il da coro. 4 anni, forse Scasi Sink, che trovavi quello coro de Berra. Perché prima hai parlato di suonare, ma è vero che hai sempre cantato. E allora, a un certo momento, si è incontrato e boh, abbiamo provato a cantare insieme. Michel, tu parlavi prima della lingua, no? In effetti il repertorio del coro parlo a trovare le canzoni in piemontese, forse in italiano, deco in provenzale, in Sarta. occitano, in sardo. Qual è il tuo rapporto con la lingua, la nostra lingua? Come è forte? Tu è la tua lingua madre? Come lo vedi? Parli italiano, parli piemontese, parli un po' di tutto, se puoi dire. Ma il tuo rapporto con l'Occitano, come è? Parlo male un po' di tutto. Perché in famiglia mio papà parlava patois, parlava dialetto. No? Lui non aveva imparato l'italiano a scuola, è andato poco, a Rocabruna si andava poco a scuola. Il mio papà era del Tredes, allora sono Sono passati periodo tanti anni. che in campagna non si andava molto a scuola. E mio papà parlava patois, voilà, il dialetto, come si diceva. E dopo io sono nato in Francia, dunque ho imparato un po' di italiano a scuola anche, ma lo parlo come posso. E dopo, voilà, ho anche un po' viaggiato, ho imparato un po' di inglese, un po' di francese anche. E voilà, ho sempre fatto un po' tutto nel stesso momento, come dire, negli stessi anni. Abbiamo lavorato con Boschero con i dischi, musiche occitane, queste registrazioni che abbiamo fatto, 3 dischi sulle musiche e le danze della Val Varaita, che Gian Piero Boschero aveva fatto un grosso lavoro sopra. Nel stesso momento facevo rock con Testa Pelada, con altri gruppi che voilà, si cantava in inglese, si cantava in francese, si cantava in italiano. Io soprattutto sempre perché mi piace, boh, c'è il fatto autonomista, c'è il fatto che mi piace, ma
ma che non basta. C'è una cosa che mi piace molto nella lingua occitana, è anche la musica della lingua. Se senti parlare un inglese, parla. Quando senti il patois, è sempre. Io ho imparato a suonare il sassofono e da giovane mi piaceva di riprendere le melodie della gente che parlava patois e di risuonarle con il sassofono, e facevano delle melodie molto che mi piaceva molto. Questo è tutto il mio lavoro, di andare in tutte le direzioni e di provare di non troppo piantarmi, no? Di non troppo Bellissimo avere. questo Grazie. applauso, bellissimo, Bello. da musicalità da lingua. Eh sì, è molto importante. Guarda, senti un po' la gente che parlano, delle volte io delle volte non capisco, ma se senti parlare un tedesco e qualcuno a Celio, è molto diverso. Ah beh, sicuramente. Grazie, Michel. Merci Michel, te rimercio un altro viaggio. Volevo parlare, ci chiamavo Scarcarem, visto che sei in collegamenti, sì. E Svegaren beh, che preso vosaltri. un'autosemana, ma L'ho detto. posso dire che mio e Michel parlano francese, italiano, piemontese, tutto perché mescolato. Ma se la meschio con quello arrivo mai a parlare tutto in francese, tutto in italiano. Michel? Un po' come stasera. Un po' come stasera, sì. Gli è una frase che parte lì e un'altra che parte di Che un'altra maniera. tacca da una parte e finisce da un'altra. Voilà, è sempre una cosa. Mi piace sempre al Coro de Berra, oggi e da molti anni, ci sono sempre dei vecchi, come io, dei giovani, come Luca, delle donne, dei uomini, delle femmine. Faccio sempre attenzione che non ci fosse tutta la stessa tipo di gente che fanno musica insieme, perché non mi piace. Ho fatto molto molto tempo fa un gruppo che si chiamava Baches Monjoy, eravamo cinque ragazzi, e non mi piace quando è così. Ho sempre bisogno dell'esprit féminin, dello spirito femminile, anche il spirito dei giovani, il spirito dei vecchi. Ho bisogno di tutto per costruire un po' la mia vita e per costruire E se ve che la nostra serve, perché musica. la flammo è sempre vivo, Michel. Beh, Se ve. spero. No, no, mi fai piacere. Mi fai piacere. Te re merci. Merci da Tuntun, merci da Grazie. Valdestiro per l'ultimo tempo. A Ciao, Tuntun, amico. Michel Blanco. Merci. Grazie. Ciao. Ebbene, allora noi ci avviamo verso la conclusione, Prima di però. arrivare alla conclusione, Remo, Attenzione. Fai i nostri CD, tu non hai i nostri CD. Ah, beh, allora, proprio Vabbè. in diretta, Ah, proprio ma in diretta, perché penso se li ma tengo, così è ti partengo. Lui non è, ma perché presto partire, tutto è mio, lui non tutto è subito. via. Una canzone dal primo, una dal secondo, una dal E senza terzo. farlo Ah, senza apposta, farlo apposta non fa. Perfetto. Perché vuol dire che fa una corrente, oppure in Sì, la salita, corrente. senza fare una La corrente corrente. che. Fase la corrente, È prese. presa nel piare i dischi, perché chissà te ha, perché è sorganizzato. Ma Ren proprio. A tutto la meschio, No. Ale, adesso una. La corrente se è rimasta, Eh? A corrente di masce. Di? Di Ma masce. attenzione. Tessio, Nessuno ok. deve dire che sia. No, c'è da scherzare. C'era in sessione. Remo, prego. Allora. Tornavo a Meisun, la ciabro me se la vio. Tornavo a Meisun, la ciabro es montun. Ero ben nuest, tornavo a Meisun, e ieri no ciabro me se la vio. Ero ben nuest, tornavo a Meisun, anche lo ciabro vengo io montun. Hey!
giur da pres passavo, hai vista chi de pe a me si ore curda. Dal viei Valentin, lu giur da pres passavo da chi, hai vista de piazza, si ede o, me mi sul curdallo viei Valentin, che me contavo la massa giuttino, lu giur da pres passavo da chi, hai vista de piazza, si ede o, me mi sul curdallo viei Valentin, che me contavo la massa giuttino. Io avevo visto la tavola un po' bugiar, bei cavo la sio umbro e la polucia pavolo, io avevo visto sento murmurar, bestio persuno la tavola bugiar, io ero la luna bei cavo sio umbro, cura bugiavo la polucia pavo. Sero alla via dell'ario a Suberano, puntavo un pau de tut, e fin a nos disio, ma la via all'ario a Suberano, diamo sul da curage navio, puntavo de tut, e fin a nos disio, prezio dal palappio di Gebren filo, ma la via all'ario a Suberano, diamo sul da curage navio, puntavo de tut, e fin a nos disio, prezio dal palappio di Gebren filo. L'Amestio, Remo De Giovanni e Luca Pellegrino, grazie mille, merci. Grazie, grazie. Vi ricordiamo che questo appuntamento e questo ciclo di incontri fanno parte di un progetto più grande che si chiama Usitan Lengo Denkui e De Deman. È finanziato grazie alla legge 482, che è una legge statale, che tutela le minoranze linguistiche storiche, tra cui l'occitano. Ed è con us altri, boh. Rimessi la meschio, tuntun, lingua e musica per l'occitanio. Signori Balafì, la meschio, eh? E se sta in peser. Dico per nus altri. Arrivederci a tutti.